Ci vediamo a San Benedetto per tutti quelli che sono in zona venerdì 29 aprile al Nadir di San Benedetto del Tronto in via Vittorio Alfieri 36, visto che ho creato la licenza, lo leggo, via Vittorio Alfieri 36, San Benedetto del Tronto, venerdì 30 aprile, ci vediamo lì. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui sempre il vostro caro Michele Maraglino, cantatore, produttore di discografia indipendente, ufficio stampa, dal 2016 anche formatore e consulente musicale. Se è la prima volta che ti imbatti in un mio video, benvenuto, dai un'occhiata a questo canale YouTube, iscriviti perché qui trovi tutta una serie di video, di tutorial, guide passo passo che ti possono aiutare nel tuo percorso di musicista che si sta autopromuovendo e autopubblicando. Qui siamo i veri indipendenti, iscrivetevi ragazzi, siamo arrivati a 10.000 iscritti, grazie, adesso andiamo dritti verso i 20.000, 10.000 alla volta arriveremo, quindi se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, attivate la campanella e poi date sempre un'occhiata alla descrizione dei video perché ci sono tutti gli approfondimenti, anche gli sconti e i miei pacchetti di promozione se vi serve una mano nel vostro percorso nella promozione sia di Spotify sia ufficio stampa classico. Guardate nella descrizione dei video, ci sono tutti i link utili, ci sono anche i miei corsi. L'avrete intuito, torno a suonare, forse l'avrò messo nella copertina del video, ma comunque in questo video vediamo come fare un bordereau Soundriff nel 2022, aggiorniamo il tutorial, anche perché ho una data, venerdì 29 aprile sarò a San Benedetto del Tronto al Nadir. Se siete in zona passate, che ci sarà un bel concerto insieme ad Alessandro Della Massari, chitarrista che avete già visto qui nel canale quando abbiamo fatto quella serie di video cover degli Young Senato, degli Eva Mon Amour, magari andateveli, me ne metto qualcuno. E abbiamo fatto anche un paio di brani inediti suonati qui al Maralab e adesso faremo un concerto venerdì 29 aprile al Nadir di San Benedetto. Se siete in zona passate, ci sarà anche tutto il banchetto con i libri, i CD, sarà bellissimo. Vi aspettiamo, adesso però facciamo il bordereau. Io sono un artista Soundriff, condivido con voi su questo canale YouTube, sono l'unico che condivide il proprio percorso, un concerto, adesso facciamo il bordereau, lo facciamo insieme, quindi iscrivetevi a questo canale perché veramente c'è anche una condivisione di un percorso di un musicista, di un cantatore, di uno che ha un'etichetta discografica, di uno che sta guardando al futuro. Ho fatto tutta una serie di video sugli NFT, su Audius, piattaforme decentralizzate per il futuro della musica. Veramente gli NFT giocheranno un ruolo incredibile, quindi restate aggiornati, iscrivetevi al canale, ma adesso andiamo a fare il bordereau. Ancora funziona così, facciamo il bordereau Soundriff e cosa dire, è bellissimo che si torna a suonare venerdì 29 aprile. Adesso ci spostiamo sul mio computer e vediamo come fare questo bordereau. Ecco, siamo su Soundriff, io sono iscritto a Soundriff su questo canale YouTube, trovate tutta la playlist Soundriff versus CI dove ci sono anche tutorial su come iscriversi, su come fare i bordereau, su come depositare i brani, quindi non perdetevelo. Allora, io devo ritrovare il mio account Michele Maraglino, perché devo fare l'evento come Michele Maraglino e non come etichetta. Io sono anche editore Soundriff con la mia etichetta La Fame Dischi. Ah, stiamo elaborando, attenzione, i dati riguardanti le royalty del primo quadrimestre del 2022, che saranno pubblicati entro il 30 aprile. Quindi, 30 aprile, ragazzi, giornata di incasso, però dobbiamo fare logout perché questo è l'account della Fame Dischi, quindi Michele Maraglino sarà questo altro, devo ricordarmi la mail e la password, vediamo un po', entriamo nel mio account e creiamo l'evento, perché con Soundriff bisogna creare l'evento, praticamente abbiamo bisogno, eccomi qui, sono qui, Michele Maraglino, giusto? Musica. Ok, ottimo per fare il video perché così non sono oscurati i dati del pagamento, sembra anche fatto apposta. Ok, ci sono. Allora, per fare l'evento abbiamo bisogno del nome e cognome del responsabile che si occupa appunto di pagare
appunto Soundriff o SIAE, però noi siamo Soundriff, quindi dobbiamo comunicare al locale che siamo Soundriff, farci dare il nome e cognome di chi si occupa delle licenze e del pagamento appunto del concerto, della creazione della licenza del concerto. Dopodiché abbiamo bisogno della via del locale, il nome e cognome del responsabile e la mail e il suo numero di telefono. Andiamo su Eventilive, quindi ci loghiamo. Ovviamente in precedenza dobbiamo aver depositato i brani, ok? Andatevi a vedere i video, ho fatto vedere come si fa. Dopodiché, quando abbiamo un concerto, raccogliamo tutti questi dati, poi andiamo su Soundriff, ci loghiamo, vedete il sito è veramente una bomba. Entriamo in Eventilive e a un certo punto credo ci sia praticamente la possibilità di creare un nuovo evento. Clicchiamo su Nuovo evento. Allora, nome artista, Michele Maraglino, provincia di Perugia. Io sono registrato. Bellissimo! E mi ha trovato, vedete, Michele Maraglino, Perugia, Italy, Acoustic Folk Electronic Pop, a quanto pare. Sì, sono io. Perfetto. A un certo punto facciamo clic su qui. Abbiamo aggiunto l'artista Michele Maraglino. Dopodiché andiamo su Prosegui qui a sinistra. A questo punto ci chiederà i dati del locale. Bellissimo, dobbiamo inserire info, quindi la data, quindi mettiamo questa, la possiamo mettere già insieme, il 29 aprile, conferma, poi nome del club, Nadir, vediamo se lo trova, Nadir, San Benedetto, Nadir, eccolo qua, via Vittorio Alfieri, 36, San Benedetto del Tronto, quindi nome dell'evento, Michele Maraglino, live a Nadir. Già fatto in automatico, molto molto figo. Allora, nome dell'organizzatore, qui mettiamo i dati, ok? Mettiamo il nome completo, l'email e il numero di cellulare. Io adesso lo faccio, poi si clicca qui su Prosegui, noi adesso compilo e ci vediamo dopo. Allora, una volta che abbiamo cliccato su Prosegui, ci esce questa scritta: vuoi compilare il programma musicale ora? Io clicco sì e andiamo su a inserire la scaletta. Quindi, titolo del brano e band. Su band mettiamo Michele Maraglino. Ed ecco qua. Ci dice tutte le canzoni che abbiamo. Io le metto tutte tra il dire e il fare. Allora, questo è un borderò, mi raccomando, solo Soundriff. Vedete? Se vengono suonati i brani di gestione parziale Soundriff o cover, l'organizzatore dovrà munirsi anche di borderò SIAE. In quel caso dovrai compilarlo indicando esattamente gli stessi brani presenti in questo programma musicale. Ma io la faccio semplice, faccio solo i miei brani. Ok. Così il locale paga solo la licenza Soundriff. Queste sono tutte le canzoni. Quindi inseriamo tutte le canzoni che faremo durante il concerto. Quindi, dopo che abbiamo aggiunto tutte le canzoni, programma musicale per Michele Maraglino al Nadir, facciamo salva. Una volta che abbiamo fatto salva, ragazzi, abbiamo praticamente il nostro evento qui. Nessuna azione richiesta. Michele Maraglino al Nadir. Eccolo qua. Con tutti i dati, adesso qui c'è tutto il riepilogo dei dati. Adesso poi Soundriff contatterà il locale che è praticamente il responsabile in base ai dati che abbiamo messo. Mi raccomando, i dati devono essere corretti quando andate a suonare. Dite che siete Soundriff e che avete bisogno del nome e cognome del responsabile di chi paga la SIAE o Soundriff. In questo caso voi siete Soundriff, quindi dovete avvisare che siete Soundriff. Quindi nome e cognome del responsabile, numero di telefono. E poi ovviamente il nome del locale e l'indirizzo che comunque lo trovate sui social. Comunque fatevi dare tutto, create l'evento e poi sarà Soundriff a contattare il responsabile e a creare la licenza e farsi pagare. Poi vi girerà la vostra parte sul vostro account. Quindi è ancora molto semplice creare un borderò online solo Soundriff su Soundriff. Ci vediamo a San Benedetto per tutti quelli che sono in zona venerdì 29 aprile al Nadir di San Benedetto del Tronto in via Vittorio Alfieri 36, visto che ho creato la licenza, lo leggo, via Vittorio Alfieri 36, San Benedetto del Tronto, venerdì 30 aprile, ci vediamo lì. Grazie per aver visto il video fin qui, se vi è piaciuto, vi è stato utile, iscrivetevi al canale, fate le cose che dovete fare, iscrivetevi, attivate la campanella.
cresciamo ancora di più. Grazie per aver raggiunto i 10.000 iscritti. Obiettivo prossimo 20.000. Quindi vi aspetto nei commenti, mettete like, iscrivetevi. Grazie a tutti. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!